Grazie Carmen. Buona giornata. Buongiorno, grazie. Vorrei sapere che cosa fa durante il giorno. Ma se ne sta sempre chiuso dentro? No, no, esce la mattina alle 6 e poi rientra a casa nel pomeriggio. Vive lì da molto tempo? Io abito qui da 2 mesi e l'ho sempre visto. E gli altri? Cosa dicono? Gli inquilini del palazzo? Mm-hmm. Ma non ci si vede molto. Credo che siano preoccupati come me. È solo? Non so. Ogni tanto vedo che entra e esce altra gente. Amici? Soci piuttosto. Non mi ispira, sai. Secondo me sta organizzando qualcosa. Ha sempre quell'espressione dura in volto. Ci hai mai parlato tu? No, no, ma lo vedo molto bene da qua. Mi lancia di quelle occhiatacce. È la polizia, l'hai sentita? Buongiorno, commissariato di polizia. Buongiorno, sono Marica Parisi. Chiamo perché ho dei sospetti sul mio vicino di casa. Sono preoccupata, per me spaccia. Attenda in linea le passo il commissario. Pronto, sono il commissario, dica. È per via del mio vicino di casa. Scusi, mi può dire il suo nome per cortesia? Marica Parisi. Ok, mi dica. Abita di fronte a casa mia in un vecchio capannone. È un uomo di colore, è scuro, e si vede con certa gente. Si passano della roba strana. Sì, ma le ha fatto qualcosa? No, no veramente. Sono spaventata però. Senta, se non c'è niente di concreto noi non possiamo intervenire, quindi per adesso aspettiamo. Poi se succede qualcosa ci richiama. Sì, grazie, arrivederci. Grazie a lei, arrivederci.
senza capire. Ci siamo detti le più belle cose, senza capire. Come raggi in uno specchio. Andate a liberarlo. A volte capita, tornino indietro, senza capire. Scusa. Senza capire, ci siamo detti le più belle cose, senza capire, come raggi in uno specchio, a volte capita, tornino indietro, senza capire. Senza capire il disimpegno, il malgoverno, le opinioni lunghe un giorno, le frasi fatte apposta per non lasciare il segno.